Il comandante dei Vigili del Fuoco di Cremona analizza il tema dei rischi connessi ai mezzi elettrici. Nello specifico, l'attenzione è posta sugli incendi causati da un particolare effetto chimico legato al cortocircuito a cui possono andare incontro le batterie al litio, alla base del loro funzionamento, e dalla tossicità dei fumi scaturiti dallo stesso. I mezzi elettrici, in particolare le batterie di questi mezzi elettrici, possono andare incontro a fenomeni di incendio, di innesco della batteria. Si chiama thermal runaway, cioè un incendio particolare che è anche difficile a spegnere e che si caratterizza soprattutto nella prima fase di incendio, nel emettere grosse quantità di sostanze molto tossiche. Quindi da questo punto di vista è proprio un bel problema. E poi è molto difficile da spegnere. Queste batterie che in qualche modo se si innescano sono problematiche perché sono batterie in genere al litio e il litio fa questi scherzetti, cioè ha tutto questo meccanismo di thermal runaway che in alcuni casi è anche molto veloce ed è anche molto, in alcuni casi addirittura esplosivo, per cui comincia con degli sbuffi di fumo e poi c'è la prima esplosione con i lapilli e le cose che innescano tutto quanto. I gas e i fumi che vengono sprigionati in questa fase crescente sono gas tossici, altamente tossici, tant'è che noi ai nostri uomini facciamo un'attività di formazione, di sensibilizzazione sul fatto che inalare quei fumi può essere deleterio, insomma. Gli interventi in casi come questo sono molto complicati e richiedono delle attrezzature particolarmente sofisticate. Noi abbiamo attrezzato sui nostri mezzi delle sostanze particolari, delle sostanze micellari che intervengono proprio sulla batteria dove avviene questa thermal runaway. Il problema è individuare la batteria, perché spesso le macchine hanno la batteria collocata in posti completamente diversi, chi davanti, chi di sopra, chi sotto. Essenzialmente sono delle sostanze che creano una pellicola sulla batteria che come dire, abbassa questa reazione chimica di thermal runaway, reazione termica di dissociazione, reazione termica fuggitiva tecnicamente, e quindi queste parti micellari, questa è una specie di sapone strano che diciamo, riesce a avvolgere e quindi blocca questa reazione. Ma non è facile perché è una reazione molto, molto esotermica, molto forte.